Buonasera e ben arrivati a tutti per questa serata d'eccezione. Davvero è molto bello dare benvenuti a questi due personaggi che sono nella loro giovane età già famosi in tutto il mondo artistico: Nicoletta Manni, Timofei Andriyashenko. E con loro, con la loro ricca esperienza, perché sono sposati, sono cristiani, credenti, fervore nella fede e fervore nell'arte. E per questo io inizierei proprio con loro con una riflessione che è anche una preghiera di Madeleine del Breil. Legge l'esperienza della vita come un ballo dell'obbedienza. Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduce, basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace segnare, bisogna essere come un prolungamento vivo ed agile di te e ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce. Non bisogna voler avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di fianco. Bisogna saper fermarsi, saper scivolare invece di camminare. Ma non sarebbero che passi da stupidi se la musica non ne facesse un'armonia. Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare, questi conti, il pranzo da preparare, questa veglia in cui avremo sonno. Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro, quella del caldo e più tardi quella del freddo. Signore, insegnaci il posto che nel romanzo eterno, avviato fra te e noi, tiene il singolare ballo della nostra obbedienza. Rivelaci la grande orchestra dei tuoi disegni, in cui quel che tu permetti dà alle note strane nella serenità di quel che tu vuoi. Insegnaci a indossare ogni giorno la nostra condizione umana come un vestito da ballo che ci farà amare di te tutti i particolari come indispensabili gioielli. E così sia. E questa introduzione non sembri estranea al nostro incontro, perché l'incontro è un incontro con due persone che vivono appieno la fede e l'arte, che vivono appieno la gioia di essere étoile, primi ballerini, e nello stesso tempo essere persone che cercano il senso di tutta la vita e la vicinanza anche con le persone che soffrono proprio a causa della loro incapacità di movimento. Dopo Carla Fracci, che è stata anche vostra maestra, almeno maestra di Nicoletta, vero? Dopo Carla Fracci hanno continuato la loro presenza e il loro impegno nella Fondazione FIRA, che è la Fondazione Italiana per la Ricerca Reumatologica, e quindi si impegnano anche in questo campo sociale,
per dire tutta la loro umanità. Ho detto tutto, poi faremo un dialogo noi, così come il cuore ce lo suggerisce. E do invece adesso la parola ad Armando Torno, nostro moderatore, che introdurrà brevemente la vita, la biografia di Timofei e di Nicoletta. Grazie Monsignore, e il mio intervento sarà brevissimo, saranno delle bite stringate perché sono talmente dense e cariche di impegni che potremmo metterci anche più di un'ora per descrivere la loro vita e i loro successi. Ricordo però che quest'anno, come d'abitudine, la scuola della cattedrale è aperta da artisti, da persone impegnate nel mondo dell'arte, e dopo Carla Fracci e Beppe Menegatti è la volta di appunto Nicoletta Manni e di Timofei Adriashenko. Ricordo anche che la loro è una storia affascinante, molto bella. Parlare di Nicoletta Manni vuol dire parlare di un Étoile de la Scala, è stata proclamata così sul palco dal sovrintendente Meyer nel novembre dello scorso anno, ma è prima ballerina dal 2014, era talmente giovane, è stata prima ballerina talmente presto che molte volte cozzava l'età con le nomine. Ricordo che nel suo repertorio c'è in particolare Giselle e ha avuto come maestra di interpretazione Carla Fracci. Ricordo poi che è un repertorio classico, completo e anche contemporaneo, che va da Nureyev a Balanchine, da Roland Petit a Béjart. È una figura tra le più affascinanti ed emergenti del mondo artistico e della danza che ci siano in questo momento al mondo. Timofei Andriashenko, il marito, è primo ballerino della Scala dal 2018. Ricordo che ha studiato presso l'Accademia Nazionale Statale di Riga ed è vincitore di numerosi concorsi. Ricordiamo quello di danza Città di Spoleto, che gli ha permesso di studiare a Genova al Russian Ballet College. Il suo repertorio è classico, ma in particolare lui diventa sempre il principe ideale di tutte le fiabe che vengono danzate, che vengono rappresentate. Andriashenko chiaramente ha una storia molto più complessa, ma riassunta a sommi capi è un po' questa. Monsignor Borgonovo ricordava del loro matrimonio. Io ricordo anche che è stato celebrato il 10 di agosto dello scorso anno, il giorno di San Lorenzo, nella Basilica di Santa Caterina di Galatina, e ricordo anche come testimonial di FIRA, questa fondazione italiana per le malattie reumatiche, hanno ereditato un po', diciamo, il testimonial di Carla Fracci. E ricordo anche che questa sera, di questa fondazione estremamente importante per la ricerca e soprattutto per il lavoro che svolge, per la missione che svolge, abbiamo presente il professor Carlo Maurizio Montecucco dell'Università di Pavia, che è il presidente, e abbiamo anche la vicepresidente, la professoressa Roberta Ramonda dell'Università di Padova. Ringrazio anche tutta la FIRA che ha voluto essere presente, tutti i componenti della FIRA che hanno voluto essere con noi questa sera, per iniziare questa scuola della cattedrale e per rendere omaggio a degli artisti che, abbiamo sentito da Monsignor Borgonovo, conoscono anche la fede oltre che l'arte. Monsignore, forse è il caso che lei cominci con le domande. Aggiungiamo un altro dato significativo, perché 10 anni fa, quasi proprio in sincronia col giorno, il 29 settembre del 2014, davamo inizio al secondo anno di scuola della cattedrale con la presenza di Carla Fracci. E quindi c'è una continuità di decennio in decennio con i ballerini che aprono la danza della nostra ricerca di scuola della cattedrale. E io comincerei proprio con una domanda che riguarda la vita. Nella vostra vita, di entrambi, l'uno e l'altro, dalla Lituania di Timofei al Salento di Nicoletta, un incrocio che va dal Mediterraneo al Mar Baltico, ecco, è un incrocio che è davvero su tanti punti che potrebbero sembrare così diversi. Che cosa vi ha fatto incontrare? Com'è stata
il vostro incontro, l'incontro con l'arte innanzitutto, con la fede poi, o viceversa. Diteci qualcosa della vostra esperienza umana. Buonasera a tutti e grazie per essere qui stasera. Siamo veramente molto, ci sentiamo onorati a essere seduti qui in questo luogo veramente sacro e magico. Come ci siamo incontrati? L'unione tra di noi sicuramente viene dall'arte, viene dalla danza. La danza ci ha fatto incontrare e il nostro percorso, il nostro rapporto è iniziato come partner artistici, quindi abbiamo iniziato a danzare insieme al Teatro La Scala e insieme abbiamo debuttato in tanti ruoli che abbiamo creato insieme, passo per passo, e questo ha portato a una forte unione tra di noi. C'è sempre stata una connessione molto forte, una complicità e direi unica, e questo poi ha portato a un'evoluzione di questo rapporto artistico tra di noi. E oggi direi che la nostra unione, anche appunto il nostro matrimonio, è uno dei miei successi più grandi. Buonasera a tutti. Aggiungo che però il primo incontro non era così. Era un concorso di danza qua a Milano e eravamo concorrenti, per cui eravamo l'uno contro l'altro. E non ci siamo neanche salutati quella sera, quel giorno. Non mi hai salutato. Non l'ho salutata, va bene. Per cui, sì, il primo incontro non era proprio molto amichevole, ma... Non è stato un colpo di fulmine. Ma andava bene così. E dopodiché abbiamo lavorato tantissimo alla Scala, ci siamo prima avvicinati, ci siamo conosciuti di persona in una sala del teatro, ci siamo presentati, anche perché la prima volta che ci siamo visti non ci eravamo presentati, allora io le ho ricordato, le ho detto: non so se ti ricordi, ma ci siamo già visti al concorso, in quel concorso lì 2 anni prima. Lei si è ricordata, sì. E da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme. E dopo ci siamo avvicinati e ora siamo sposati, ecco. E il creatore fece tutto, lo ammirò, gli disse che tutto era molto bello e buono. Ecco, voi siete un esempio di come la bellezza dell'arte può, non necessariamente, ma può arrivare alla scoperta di Dio. Vorrei approfondire con voi un momento questa vostra conoscenza di Dio. Quando avete avvicinato l'esperienza di Dio, da piccoli, già dall'infanzia, oppure proprio nella ricerca della bellezza dell'arte, qual è stato il vostro cammino di fede? Per me è arrivato da bambina, perché sono cresciuta in una famiglia cristiana, la mia nonna era molto credente, mi ha sempre portato con sé in chiesa e sono cresciuta a Milano. Quando mi sono trasferita a 12 anni sono cresciuta in un convitto di suore, quindi la fede è sempre stata presente nella mia vita, e quando appunto c'è stata la proposta di matrimonio da parte di Timofei, è stata la mia prima richiesta quella di sposarci in chiesa, perché per me il significato profondo del matrimonio è nella fede. Abbiamo, direi, entrambi una doppia fede, per la fede spirituale, la fede artistica, e questa unione tra le due ha portato a questa decisione e ha reso il nostro amore sicuramente molto, molto profondo, molto intenso, e sono molto felice che Timofei abbia accettato la mia richiesta. Non potevo fare altrimenti. Non l'ho obbligato.
No, non era in quel senso, no. Io sono cresciuto in una famiglia ortodossa, per cui si pregava in russo. Mia nonna mi aveva insegnato le preghiere in russo da bambino, quando andavo a trovare lei. Con i miei genitori invece andavamo spesso, entravamo spesso nelle chiese, c'era una ovviamente di riferimento dove andavamo più spesso che nelle altre. E una cosa che mi ricordo sin da bambino, che quest'aria, questa atmosfera che si respira nella chiesa, poi da me si usa accendere le candele di cera, quindi c'è anche questo profumo molto tipico delle chiese ortodosse, appunto in Russia, in Lettonia, in altri paesi dell'est. C'è questo odore, c'è questa atmosfera, questo silenzio e l'eco, il rimbombare dei suoni che magari non vedi da dove vengono veramente. Tutto questo mi affascinava tantissimo e solo entrando in una chiesa io mi sentivo già molto meglio rispetto a come entravo, a come mi sentivo prima. Quindi anche fisicamente avevo questa necessità ogni tanto di entrare in una chiesa e sentire quei 10 minuti di pace, quel benessere che mi aiutava appunto magari a calmarmi, a trovare una risposta a qualche dubbio, una domanda che mi sorgeva nelle mie esperienze della vita, e sono cresciuto così, ecco. Io ho dimenticato di dire che vengo da una frazione piccolissima, meno di 100 abitanti, e quando ero piccolina, insomma, a scuole elementari, non c'erano maschietti nella mia frazione, e quindi per tanti anni ho servito la messa, ho fatto da chirichetto. Quindi ho vissuto anche questa esperienza un po' particolare da femminuccia. Non voglio monopolizzare il dialogo, voglio lasciare la parola anche ad Armando, ma un ultimo interesse che vorrei sondare. Ecco, voi avete narrato la vostra esperienza biografica, la vostra esperienza di fede. Perché questo impegno con la FIRA, che è qui rappresentata dal Presidente, con la Fondazione rappresentata dal Presidente, dal Vicepresidente, dalla Vicepresidente, perché questo interesse anche sociale? Chi ha suscitato in voi questo bisogno di coinvolgere nella vostra vita anche l'aspetto di coloro che non hanno il movimento dolce, agile, come i vostri corpi lo manifestano nella danza, ma invece fanno proprio difficoltà, addirittura non possono muoversi, per cui il vostro non è un impegno sociale generico, è proprio per coloro che non possono muoversi bene come voi. Perché questa scelta? Credo che entrambi non potremmo immaginare una vita senza movimento, senza la possibilità di esprimerci con il nostro corpo, che è quello che noi facciamo e abbiamo la fortuna di poter fare, vivere della nostra passione, e questo lo facciamo anche attraverso il nostro corpo. Quando ci hanno parlato di FIRA e di appunto degli studi, della ricerca che viene fatta sulle malattie reumatologiche, ci siamo sentiti molto vicini a questa causa, perché appunto non potremmo immaginare una vita senza movimento, e per assurdo siamo i testimonial forse che appunto esprimono l'opposto, ma appunto ci sentiamo molto vicini proprio per questo motivo, perché abbiamo fatto della nostra vita la nostra passione, facciamo della nostra vita quello che è la nostra passione, quello che amiamo, grazie al nostro corpo, grazie al movimento. Quindi veramente, se possiamo portare più attenzione su questo argomento, se possiamo suscitare curiosità nella gente nel conoscere di più, perché non si parla mai abbastanza di danza, come non si parla mai abbastanza di ricerca, come non si conosce abbastanza. Quindi il nostro impegno è nel portare attenzione su questo argomento, che merita di essere conosciuto, e soprattutto merita risorse, perché la ricerca vada sempre più avanti. Io personalmente avevo accettato, non ovviamente anche per questi motivi, ma
anche perché in famiglia purtroppo una persona affetta da una malattia reumatologica alla quale non c'è cura definitiva, ci sono dei farmaci che possono aiutare ad andare avanti, ma diciamo che una cura definitiva ancora non esiste. E vedo questa persona soffrire, ancora non è una condizione tanto grave, ma capisco che è una cosa che va aiutata, la ricerca che va aiutata, che non è una cosa così tanto lontana da noi e da me personalmente. Quindi nel mio piccolo vorrei aiutare in questo modo per appunto attirare un po' di attenzione sulla ricerca e chissà, magari riusciamo a dare una mano e si riuscirà a trovare una soluzione a molti problemi. E poi vorrei aggiungere anche che noi siamo molto, siccome lavoriamo con il nostro corpo in modi così estremi, svolgiamo un'attività così tanto estrema a 360 con il nostro corpo, a 360 gradi, quando abbiamo un minimo problema lo sentiamo, una piccola contrattura, un'infiammazione di un'articolazione, questo va subito ad impattare, a nuocere alla nostra performance, alla nostra anche personale percezione del corpo nello spazio. Ci sentiamo bloccati nel movimento. Questo è un po' quello che abbiamo voluto anche trasmettere nel video dello spot che abbiamo realizzato per Fira. Proprio questo movimento bloccato della persona che non riesce ad estendere la mano, che è una cosa sembra banale, però purtroppo ci sono appunto delle persone che non riescono neanche a fare un'attività, cioè neanche a prendere il bicchiere e appoggiarselo davanti. Quindi cerchiamo di aiutare e capiamo, nel nostro piccolo sempre, capiamo che sono problemi gravi delle persone, che le persone vanno aiutate e la ricerca aiuterà le persone e noi cerchiamo di aiutare la ricerca. Avrei tante altre cose, ma adesso lascio la parola al nostro moderatore, che pure vuole esporre qualche domanda sua personale ai nostri amici Timofei e Nicoletta. Qualche domanda da aggiungere, ma non più di quanto ha fatto Monsignore. Del resto Monsignore ha già sondato parecchi aspetti e è riuscito a tenere già delle confessioni, insomma, secondo la sua missione. Una domanda che penso interessi a tutti, interessa a molte persone che sono qua presenti. Sentire i consigli che loro darebbero a un giovane, a un ragazzo che vuol cominciare magari l'attività di danzatore, vuole dedicarsi alla danza, è innamorato della danza. Che cosa pensano loro di una persona che vuol cominciare? Loro sono ancora molto giovani, però sono due persone, diciamo, ormai arrivate, note, sono nel clou della situazione, diciamo così, esistenziale. Beh, sicuramente la prima cosa che mi sento di consigliare è non perdere fede, quindi non perdere un certo obiettivo che ci mettiamo davanti. E la danza è un mestiere molto difficile, anche se molti non lo sanno, ma molto spesso è molto pesante andare avanti, svegliarsi, alzarsi dal letto, fare i primi passi dove hai i piedi che sembrano di un'altra persona, quindi è difficile spesso trovare una motivazione e per questo bisogna avere veramente una fede che ti porta avanti, una motivazione molto forte che non è semplicemente a diventare famosi, a guadagnare soldi, no, non è quello il mestiere, è proprio andare avanti e fare del tuo meglio, essere così tanto onesti con se stessi e da potersi dire no, lì ho fatto il furbo, lì non mi sono impegnato abbastanza, infatti poi in scena il risultato non era quello che sarebbe potuto essere. Quindi essere onesti e avere fede. Nicoletta. Credo che un'altra questione importante sia il coraggio, perché credo che ci voglia un po' di coraggio anche per
intraprendere questo percorso. Molto spesso siamo bambini quando facciamo queste scelte, una scelta di vita molto importante, però ci vuole proprio, oltre il talento, oltre la personalità, il carattere, ma ci vuole il coraggio, ci vuole lo studio, ci vuole l'umiltà di essere onesti con se stessi e mettersi alla prova, riuscire a essere umili da sapere quali sono i propri limiti e riuscire a raggiungere il massimo da se stessi. Questo credo che sia il punto di partenza e il punto d'arrivo anche. Ma per un danzatore ci sono dei momenti di scoramento, dei momenti in cui desidera magari rinunciare a tutto? Cioè ci sono dei momenti in cui rischia di cedere di fronte magari ad altre lusinghe, eccetera? Ci sono magari dei momenti in cui un danzatore classico è attirato da altre forme, da balletti magari più, diciamo, remunerativi o altro? Cioè c'è questo pericolo, oppure diciamo che la vostra carriera non è avuti, non avete incontrato difficoltà? Ma è inutile nasconderle, perché le difficoltà ce le abbiamo tutti nella vita, ce le abbiamo tutti nella professione, ognuno nella propria. La danza sicuramente, la vita di un artista, di un ballerino, è una vita che ti mette veramente a dura prova. E io credo che oltre all'amore e la passione per quest'arte, che sono la salvezza nei momenti di difficoltà, lo siano anche le persone che ci vogliono bene, le persone che abbiamo accanto, la famiglia, le persone che ci possono sostenere e dar la forza per andare avanti. Personalmente nella mia vita è stato così, oltre alla mia passione e il forte amore che ho per quest'arte, sicuramente la mia forza più grande sono state le persone che mi amano, le persone che mi hanno sempre sostenuto, anche e soprattutto in questi momenti. Vorrei aggiungere che noi tutti e due abbiamo avuto grande fortuna di incontrare persone giuste nei momenti giusti, della nostra vita, del nostro percorso professionale, che ci aiuta a superare quelle difficoltà, come anche la famiglia, come mamma e papà possono aiutarci. Per noi gli insegnanti, i nostri maestri, diventano delle guide che ci fanno seguire un certo percorso professionale, che riescono a capire quali sono le nostre difficoltà maggiori e come le dobbiamo affrontare, cercano di scegliere il modo migliore di come affrontarle, ecco. E ci aiutano a costruire personaggi, a superare delle difficoltà tecniche, però ci danno una mano anche nel come comportarsi in sala, come atteggiarsi con i colleghi, con i superiori. Continuano ad educarci fino alla fine del nostro percorso professionale artistico. E quindi sono importantissimi sia i genitori, sia la famiglia, ma anche i maestri e le persone, diciamo, fidate nel nostro percorso. Voi siete due grandi esponenti del balletto della Scala. Se doveste dire cosa è successo, insomma, in questo teatro, che è uno dei teatri più famosi al mondo, se non per certi momenti il più famoso, cosa la vostra esperienza dice della Scala e come giudicate la Scala? So che qua ci sono delle persone della Scala presenti, abbiamo il capo ufficio stampa, Paolo Besana, abbiamo altre persone, però parlate pure liberamente, cioè potete anche dire qualche cosa che forse non è contemplato dalla... però dite pure la verità. Ma io posso solo dire cose belle al momento, perché sono cresciuta alla Scala, sia a scuola di ballo, e poi sono stata per un periodo all'estero, e quando c'è stata l'opportunità l'ho accolta al volo, perché non solo perché la Scala è casa, ma perché ho visto le opportunità che venivano date ai giovani ballerini promettenti, che sono delle grosse opportunità. Avere l'opportunità di essere sul palcoscenico come prima ballerina, interpretare un ruolo importante in un momento
in cui ancora si è giovani, in cui bisogna fare esperienza, non è da tutti, non viene dato ovunque, quindi questo per me è stato un motivo, il motivo che mi ha spronato di più a tornare alla Scala. E non mi sono sbagliata, nel senso che l'opportunità che ho avuto nel mio primo periodo qui alla Scala sono quelle che poi mi hanno permesso di non solo di diventare prima ballerina, ma di iniziare questo percorso, perché è stato un punto di partenza fino ad oggi. E quindi devo tutto a questo teatro, perché mi sono non solo formata, ma ho avuto veramente grandissime opportunità e mi sento veramente molto legata a questa casa. Io non ho studiato né non ho fatto né la scuola del teatro alla Scala, sono entrato da giovanissimo anch'io, avevo 19 anni e quindi sono ormai, anzi a questo novembre saranno 10 anni che lavoro nel nostro teatro, e devo dire che molti mi dicevano che poi il teatro diventa una seconda casa, ma forse per noi è addirittura la prima casa, perché siamo più tempo in teatro che a casa. E è un luogo per noi molto sacro, perché quella è la nostra fede, no? Come dicevamo prima, e la nostra preghiera appunto è la danza, è il nostro confessionale, perdonatemi, ma è la nostra sbarra, quindi è il nostro mondo ed è la nostra casa. Non scontato che appunto ci siamo anche incontrati alla Scala, già, veramente, quindi... Già. C'è anche questo aspetto da ricordare. Diciamo che chi lavora alla Scala di solito si sposa con qualcuno che lavora alla Scala, evidentemente. Cioè, mi ricordo che Beppe Menegatti quella sera con Carla Fracci non lo disse ufficialmente, ma confessò come dichiarò appunto la proposta di matrimonio a Carla Fracci. Lo fece fuori dalla Scala sulla predella del tramuno che passa però davanti al teatro, e le chiese se voleva sposarlo mentre si chiudevano le porte. Cioè, questo per dar l'idea come molte volte le vite si incrocino proprio nei luoghi dove anche si consumano le emozioni, il lavoro, eccetera, eccetera. Poi magari, adesso io non voglio aprire una parentesi, ma magari poi se ci confessate come è stata la vostra dichiarazione di matrimonio, perché è talmente bella, talmente, diciamo così, interessante, che magari qualcuno si può anche emozionare. Io però volevo chiedervi prima, avete girato i teatri, i palcoscenici più famosi del mondo, cioè da Riga a Genova, un po' dappertutto. Io non riesco neanche a fare l'elenco, perché ovviamente lei è un'étoile della Scala, pensate un po', lui è un primo ballerino che viene da Riga, quindi immaginiamoci che cosa hanno visto, che cosa hanno calpestato i loro piedi, ecco, dove hanno danzato i loro piedi. Se voleste, diciamo così, ricordare un momento particolare, un teatro particolare, magari un momento di scoramento, un momento di particolare gioia. Della Scala abbiamo già parlato, proviamo ad andare oltre la Scala, che è la vostra casa, che è il vostro punto di riferimento, che è la gloria di Milano, eccetera, eccetera. Ma c'è stato un momento, chiedo a Nicoletta, chiedo al marito, in cui magari avete fissato la vostra memoria e ogni tanto torna lì per vedere magari una certa danza, per vedere un certo scoramento, per vedere una certa gioia. Qualcosa che è in un angolo della memoria che questa sera in Duomo va assolutamente tirato fuori. Beh, è sicuramente un momento di grande gioia, era quello quando Nicoletta mi ha detto sì, ti sposerò. È stato all'Arena di Verona, è stato bellissimo, c'erano tantissime persone, non so esattamente quante, ma c'erano circa 13.000 persone sedute e erano impazziti, e noi eravamo in una specie di bolla, eravamo solo io e lei, i nostri occhi che si guardavano, e lei non ci poteva credere, io ero lì con, no, speranzoso che dicesse di sì, lei continuava a indietreggiare e dicevo, ma prima o poi mi risponderà qualcosa, che sia un sì o no, a questo punto rispondimi qualcosa. E in quel momento ho realizzato che non le avevo ancora chiesto a parole, mi vuoi sposare? E quindi con tutto il casino che c'era
le persone che gridavano, gli applausi, c'era un batterista fantastico che continuava a battere sugli strumenti, e quindi ho cercato di gridare, ma sarà l'emozione o troppo impegno nella voce, non lo so. Quindi mi è uscito un "mi vuoi sposare?" Era una cosa del genere. Quindi sì, a quel punto lei si è fermata un attimo e mi ha risposto sì, ed è stato bellissimo. È stato un momento che ovviamente ci ricorderemo per sempre, e non vedo l'ora di raccontarlo ai nostri figli. E ecco, un altro momento della gioia per me era forse quando mi sono esibito al Royal Opera House a Londra, ballato nel ruolo di Romeo. Il giorno prima sono venuto a vedere la recita di un altro cast per vedere come funzionava, come erano anche gli intrecci con altri personaggi del balletto, perché un conto preparare solo il passo a due, ma un altro conto avere tutto lo spettacolo da portare avanti, quindi portare avanti il personaggio nella storia, no? E erano stupendi, erano meravigliosi, e ricordo che ho chiamato Nicoletta la stessa sera, le dicevo "ma cosa ci faccio qua? Questo non è un posto dove devo essere." E Nicoletta mi ha detto "tranquillo, tu dormi su, sei pronto, ce la puoi fare." E il giorno dopo ho ballato, è andata benissimo. Ed eri al posto giusto, penso. No, beh, allacciandomi a questa cosa che stava raccontando, sicuramente come momento artistico, diciamo, uno dei più gioiosi, a parte l'emozione della promozione sul palcoscenico a Etoile l'anno scorso, sicuramente è stato lo stesso giorno di cui sta parlando lui, perché le nostre vite in qualche modo si sono incrociate anche in questa bellissima esperienza, perché lui era sul palcoscenico del Royal Ballet a ballare il ruolo di Romeo in Romeo e Giulietta, mentre io ero al Teatro Bolshoi a ballare il ruolo principale in Etude, ed era lo stesso giorno, è successo casualmente. Quindi quello sicuramente era per entrambi, seppur a distanza, un momento artistico molto, molto importante e intenso nelle nostre vite, che abbiamo vissuto separati ma fortemente connessi da questa casualità che ci ha voluto su due palcoscenici così importanti lo stesso giorno. E a livello personale, appunto, quello che ha raccontato prima Timofei, molti l'avete visto sullo schermo, però quello racconto un po' che cosa era successo prima di questa dichiarazione d'amore bellissima. Sono anni che erano anni che ne parlavamo, anni che un giorno io gli ho fatto vedere questo video di due ballerini, credo fosse in Russia, che al termine di uno spettacolo fuori sipario lui si inginocchiava e chiedeva di sposarla, e insomma, e io dicevo "che bello, hai visto che bello, che cosa romantica", e lui mi ha sempre detto "assolutamente, io non farei mai davanti a tutte le persone, non se ne parla proprio, poi comunque finché le persone continuarono a chiederci quando vi sposate, io non ti sposerò." Quindi c'ero anche rimasta un po' male per questa sua affermazione. E, proprio la sera prima dello spettacolo all'Arena di Verona eravamo a cena dopo le prove, passando nella via principale a Verona, dove ci sono tutti i negozi, gioiellerie. Io ho scherzato con Roberto Bolle, gli ho detto "dai Roby, diglielo anche tu che potrebbe prendere un diamantino piccolino, un anellino." E lui sì, mi dava corda, "ma certo Tima, insomma, dopo tanti anni mi pare arrivato il momento", mai pensando appunto che il giorno dopo sarebbe successo veramente. E per me era già una serata molto speciale, perché quando Roberto ci ha chiesto di ballare il passo 2 di Romeo e Giulietta a Verona, per me questo era già un momento magico, perché insomma ballare questo ruolo, questo passo 2 nella città dove tutto è nato, è Verona, Romeo e Giulietta, insomma, all'Arena, e dove c'è questa scenografia, diciamo, naturale, questa gradinata dove appunto Giulietta scende, insomma, veramente per me era una serata speciale. Infatti tanti
amici che erano al corrente di quello che sarebbe successo mi dicevano: oh, in bocca al lupo, stasera sarà una serata magica, sarà unico, sarà speciale, te lo ricorderai per sempre. E io dicevo che beh, chiaro, Romeo e Giulietta, l'Arena di Verona, importantissimo, bellissimo, un sogno, poi comunque poteva anche non succedere nella vita, quindi ero veramente contenta di questa cosa. E prima di entrare sul palcoscenico, dopo gli applausi, innanzitutto lui ha dimenticato la coreografia sul palcoscenico di Romeo e Giulietta, in un momento iconico che per chi conosce la coreografia sa benissimo che in quel momento c'è un intreccio di braccia dove i due insomma si uniscono, e chi conosce appunto sa che in quel momento c'è, non, impossibile da dimenticare. Non sono riuscito a gestire le emozioni. E quindi niente, lui mi ha guardato e mi ha detto: blackout. E io: come blackout? 13.000 persone all'Arena di Verona. E io ho detto, volevo dirgli il braccio per fargli capire che doveva darmi il braccio, però lui non mi ha capito e ha capito l'abbraccio, quindi si è alzato in piedi e mi ha abbracciato, quindi io no, il braccio, diciamo. Poi nella coreografia c'è, dopo questo abbraccio solo col braccio, c'è un momento in cui Giulietta si allontana, si gira di schiena e lui la ferma e gli dice: vieni qua. Quindi mi sono girata sperando che lui si ricordasse da dove doveva riprendere, e per fortuna è stato così. Però usciti dopo questo passo due gli ho detto: ma insomma, ma come hai potuto dimenticarti proprio quel momento? Non potevo crederci che avesse avuto questo blackout lì. Solo dopo chiaramente ho capito l'emozione, quanto era forte in quel momento. E prima di entrare per gli applausi finali Roberto mi dice: sai, stasera andiamo tutti avanti insieme, coppia per coppia, e poi io porto avanti le donne una alla volta e tu sei l'ultima. Ho detto: ah, che bello, molto carino da parte sua anche mandare avanti le donne una alla volta, non l'abbiamo mai fatto, però vabbè, mi adeguo, ho pensato. E prima di entrare c'è sempre il direttore di scena lì che ci dice gli applausi, chi entra per primo, chi entra dopo. Mi sono avvicinata e gli ho chiesto: scusami Andrea, potresti ripetermi gli applausi perché non ho ben capito l'ordine? E lui mi ha guardato e fa: scusa, adesso c'ho da fare. E mai pensavo, una persona molto educata, molto a modo, mai avrebbe risposto così, se non fosse che era alla ricerca dell'anello che si era perso. E quindi erano tutti agitatissimi perché non si trovava questo anello. Sì, perché praticamente ovviamente Nicoletta non sapeva niente della proposta, perché qualcuno mi ha chiesto: vabbè, ma era tutta una cosa d'immagine, era una cosa preparata. Invece no, Nicoletta veramente non sapeva niente, assolutamente niente. E siamo stati tanto bravi, ci siamo inventati un piano infallibile, però ci doveva essere l'anello. Però mancava l'anello. Esatto. L'anello l'ultima volta si era visto in sala da ballo, che non è all'interno dell'arena, ma è dall'altro lato di Piazza Bra di Verona. E io gliel'ho dato a Roberto Bolle, e lui doveva portarlo all'arena e poi darmelo prima dei saluti finali, appunto quando ci sarebbe stato il momento della proposta. Allora, a un certo punto stage manager Andrea mi si avvicina, mi chiede: ma allora Tima, l'anello ce l'hai tu? Forse è il momento di darmelo. Io ho detto: no, ma io pensavo che ce l'avessi già tu, non te l'ha dato Roberto. No, non me l'ha dato. E allora ci siamo agitati, in un attimo ci siamo agitati tantissimo, abbiamo iniziato a correre avanti e indietro per il backstage. Io sono andato, gli ho detto subito: ah no, andiamo in camerino di Roberto, l'ultima volta gliel'ho dato a Roberto, vediamo nello zaino. Allora c'era questo stage manager che alzava tutte le cose, le lanciava in aria nel camerino, e io invece guardavo sulla scrivania se era lì. Infatti era lì, per fortuna si è trovato, e meno male. Nel frattempo io ero da sola e non capivo perché non ci fosse nessuno, perché normalmente tutti aspettano lì prima di entrare. Mi chiedevo: ma dove sono finiti? Sì, perché mancavano tutti? Proprio 2 minuti al finale che era previsto. E niente, poi vabbè, appunto siamo andati avanti tutti insieme finché appunto non ha preso le donne una alla volta, io ero l'ultima. E
quando mi stavo alzando ho visto lui dietro di me, ho detto che carino, è venuto a prendermi, perché il palcoscenico è talmente grande che mi vuole aiutare a tornare indietro, e poi invece l'ho visto in ginocchio per me. È stato veramente un'emozione molto forte, non solo per quello che ho capito dopo che stava succedendo, ma proprio per il suo gesto, perché appunto non me lo sarei mai aspettato così. È stato veramente molto intimo, che può sembrare una parola molto poco adatta alla situazione, ma invece era veramente, come ha detto lui, eravamo in una bolla, il tempo si è un po' fermato, io avevo la percezione delle cose molto a rallentatore e mi è sembrato un tempo infinito, e invece saranno stati forse, non so, 5 secondi. E quando lui diceva che indietreggiavo, non era assolutamente un momento di dubbio, ma era talmente incredula di quello che stava succedendo che non controllavo. Poi era, mi ricordo questa espressione del viso di Nicoletta, che non sapeva se ridere o piangere, era una risata con le lacrime, tutto un miscuglio di emozioni, e per me era la stessa cosa ovviamente, e continuavo ad andare indietro, io no, mi vuoi sposare? Beh, ci avete descritto un innamoramento fatto con la fede, non è una cosa da poco, insomma, direi che è una pièce preziosa, bisognerebbe raccoglierla e pubblicarla in milioni di copie. Però vi chiedo un'ultima domanda, e penso che vi posso chiedere questa domanda come se vi carpissi un segreto. Le vostre letture, cioè, so che un ballerino ha pochissimo tempo, so che deve dedicare tantissimo tempo al teatro, alle prove, alle rappresentazioni, a quello che accade, a innamorarsi ovviamente, perché ci avete descritto un po' per filo e per segno quello che accade. Avete un tempo, magari in certi giorni, in certe particolarità, in cui leggete qualcosa, una pagina che scegliete, un libro che scegliete, una confessione di voi due? Io leggo poco, non sono onesto, pochissimo, pochissimissimissimo, quasi niente. Ma quando leggo, magari per avere un'idea migliore di un personaggio che devo interpretare, l'ultima volta è stata, il personaggio era Onegin, quindi infatti volevo dire proprio questo, che sì, è stato molto bello, perché il libro di Onegin è scritto da un lato in russo, dall'altro in italiano, sì, e l'abbiamo, diciamo, quasi letto insieme. Sì, ci sono stati appunto dei giorni in cui ci siamo messi insieme a leggerlo, prima in russo, poi in italiano. A me piace molto il russo, non parlo russo, però in russo assumeva tutto un altro significato. Beh, le rime di Pushkin sono, non è per caso che sia così famoso, le sue poesie sono meravigliose, e le rime sono molto facili anche da leggere, scorrono quasi naturalmente nel pronunciare. Infatti, come ha detto lui, il tempo è poco, e quindi è facile sapere i libri che leggiamo, i romanzi a cui ci dedichiamo sono sempre quelli che possono supportare i nostri personaggi sul palcoscenico. Quindi sì, ma una pagina di Pushkin vale tutta la produzione editoriale di un anno attuale dell'Italia, quindi non preoccupatevi. Se leggete Pushkin siete assolti. È il padre della lingua russa, e quindi è praticamente il punto di riferimento anche linguistico di una letteratura che ha avuto Chekhov, Dostoevsky, Tolstoi, Gogol, che ha avuto veramente il massimo nell'Ottocento. Al di là di questo, ecco, se volete chiudere con un'altra osservazione sulle letture, del resto temo che abbiate letto anche Shakespeare, Giulietta e Romeo, l'Histoire de Manon, la Dama delle Camelie, che adesso è in scena al teatro. Cose. Diverse cose, sì. Sempre impegnative, non sono mai. Monsignore, chi legge Pushkin va assolto. Io passo a lei la parola, perché leggere Pushkin è quasi una forma di assoluzione completa di tutte le eventuali. Direi anzitutto che il nostro pubblico non ha potuto intervenire con la parola, ma almeno un applauso che sciolga un poco il sentimento. Grazie.
grazie della vostra testimonianza che avete reso a noi. Vai tu prima, Armando. Le prossime scuole della cattedrale, Monsignore, dicevo. Ecco, questo è l'inizio, come ho detto, appunto, ospita sempre degli artisti o un artista. Questa sera abbiamo una coppia. E ricordo anche che la prima scuola della cattedrale ebbe Rosanna Carteri, la celebre soprano che incantò la televisione italiana quando si facevano ancora le opere, e venne col marito. E questa sera è bello ritrovare una coppia, è bello ritrovare anche, dopo Carla Fracci e Beppe Menegatti, loro. Beppe Menegatti, tra l'altro, è mancato la settimana scorsa. La scuola della cattedrale poi prosegue partendo da un libro e facendo delle riflessioni ogni volta. Il prossimo appuntamento sarà il 21 ottobre e parleremo dei primi filosofi italiani, i presocratici, quei filosofi greci che hanno scritto in Italia, che hanno scritto vicino a Napoli o ad Agrigento, per dire nomi importantissimi, Parmenide, Empedocle, e sono stati raccolti frammenti. Ci sarà la curatrice di questi testi, che è Maria Laura Gemelli Marciano dell'Università di Zurigo, e avremo anche Piero Boitani, perché quella sera non soltanto parleremo di quest'opera, ma celebreremo anche i 50 anni della Fondazione Lorenzo Valla, che è l'ultima collana di testi greci e latini pubblicati con il testo critico a fronte. E poi il 25 di novembre avremo una novità particolare, perché usciranno le opere matematiche di Giordano Bruno, opere che non sono state mai tutte pubblicate insieme, per la prima volta escono, e avremo appunto i curatori coordinati dal brunologo Michele Ciliberto della Normale di Pisa, e presenteremo in anteprima anche questo volume. Ma c'è una novità più grande ancora di queste, perché Monsignore adesso la annuncia. Sì, quest'anno la scuola della cattedrale si sdoppia in due serate diverse. Il lunedì lo terremo come nostro giorno per questi incontri di riflessione a partire da un testo appena edito, e il giovedì lo dedicheremo al centenario di Giovanni Pierluigi da Palestrina. 12 giovedì dedicati alle esecuzioni delle musiche di Palestrina. Gli artisti saranno i nostri cantori della Cappella Musicale, con il loro direttore, Monsignor Massimo Palombella, e questo segnerà il nostro anno musicale, che introdurrà anche, non solo per quest'anno, ma in maniera stabile, il tema della cultura musicale. Quest'anno è l'anno palestriniano, il quinto centenario della nascita, 1525, e quindi lo dedicheremo meditando anche l'arte, la figura e il messaggio che Giovanni Pierluigi da Palestrina ha lasciato alla Chiesa del 1500. Siamo nel pieno secolo dei lumi, comincia proprio lì la vita di un razionalismo. Ma mentre il razionalismo filosofico va per la sua strada, qui abbiamo una produzione che invece va nel profondo, e cercheremo di scoprirla. E per questo abbiamo qui con noi il direttore della comunicazione del Teatro La Scala, che ci ricorda che quest'anno, proprio nella cornice dell'anno palestriniano, il 15 dicembre, all'ora serale solita della Scala, la nostra cappella musicale per la prima volta eseguirà la Missa Pape Marcelli. Grazie dell'invito e dell'accoglienza di questa novità. Abbiamo qui proprio il direttore della comunicazione a indicare quanto sia bello che ci sia anche questa simbiosi, questa sinergia, questo connubio tra la musica di chiesa e la musica dell'arte, del teatro dell'arte. Faremo dunque quella serata davvero
contenti di mostrare come tutti possano davvero a modo loro lodare il Signore. Monsignore, forse può aggiungere anche quello che farà a gennaio, no, a febbraio? Vuol già anticiparlo? Il 15 dicembre Palestrina, però Palestrina. A febbraio ci sarà una settimana. Il primo concerto invece di Palestrina in Duomo, in San Gottardo, perché i numeri prevediamo che siano quelli di una comunità che sta in San Gottardo, quindi il primo concerto palestriniano sarà giovedì 21 novembre. Ecco. Poi il resto lo vedremo procedendo. Procedendo, bene. Allora arrivederci, a risentirci, a ritrovarci in San Gottardo il 21 ottobre con Piero Boitani e la professoressa che viene da Zurigo, appunto, la Gemelli Marciano. Grazie per essere stati con noi. E grazie. Grazie a tutti. Le malattie reumatologiche possono colpire ad ogni età, anche i bambini, e interessare ogni parte del corpo, provocando dolore e difficoltà nei movimenti. FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica indipendente per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche. Sconfiggerle o perfino prevenirle è una missione complessa, ma sempre più possibile. I ricercatori lavorano per questo, ma c'è ancora molto da scoprire.